Al Libero Minicucci di Casteldelpiano finisce 1-0, con l'Angelana che non riesce, nonostante l'uomo in più per quasi tutta la partita, a pareggiare la gara. Casteldelpiano dunque che difende con gli unghie con i denti 3 punti e si prende una vittoria preziosissima in chiave salvezza. Ma passiamo alle azioni salienti della partita. Prima occasione per il Casteldelpiano al decimo con un tiro di Salvucci, deviazione di Etogo che si trova sulla traiettoria del pallone. Trae in inganno Alunni, la palla però esce sfiorando solo il palo. Al quindicesimo non si mette benissimo per i padroni di casa quando viene espulso Melillo, pare per aver rivolto termini ingiuriosi all'arbitro. Nonostante ciò, pochi minuti dopo, al diciassettesimo, arriva il gol di Siena, su calcio d'angolo battuto da Davide Sisani. Il centrocampista numero 8 della squadra di casa si allunga sul secondo palo, con il piattone in fila Alunni. Al ventottesimo tentativo di reazione dell'Angelana, con un tiro di Bernicchi dai 30 metri, forte e raso terra, ma Cocchini la blocca a terra sicuro. Ancora più pericoloso al 39esimo, il cross di Domenico Antonio dalla destra, ma ci pensa sempre Cocchini che con la punta delle dita ci arriva e toglie praticamente il pallone ai due avversari che accorrevano sul secondo palo. Nel secondo tempo al 14esimo palla sullo spazio di Davide Sisani per Salvucci che passa dietro il difensore e arriva sul pallone, va al tiro ma riesce a dare poca potenza e Alunni la blocca senza problemi. Al 19esimo palla del difensore dell'Angelana che da metà campo fa un'imbucata perfetta per Vent'anni. In area riceve il pallone che coglie impreparata la difesa locale, l'attaccante lascia rimbalzare la sfera e poi fa partire un gran tiro che si stampa sul palo. Al 35esimo cross della tre quarti di Bernicchi, in area colpisce tutto solo Ciurnelli ma non riesce ad essere preciso e manda la palla di pochissimo sul fondo. Al 42esimo forse l'occasione più ghiotta per gli ospiti con di Domenico Antonio che va al tiro da dentro l'area. Cocchini arriva in qualche modo sul pallone ma non blocca la sua corsa verso la porta. Ci deve pensare Paparelli che toglie letteralmente la palla dalla porta prima che superi la linea. Al 43esimo cross raso terra di Taccucci, tutto solo davanti alla porta, Vent'anni si divora il gol del pareggio, complice forse un cattivo rimbalzo del pallone che attraverso tutta l'area si spegne sul fondo. Finale il cardiopalma quindi, ma il Casteldelpiano riesce a prendersi la seconda vittoria consecutiva dopo la trasferta di Lama. Assolutamente, erano tre punti fondamentali che abbiamo, lottando contro, senza fare tanta polemica, lottando un po' contro tutti, siamo riusciti a prendere con tanta grinta. Questa è stata una prova veramente, ci ha fatto vedere quello che hanno questi ragazzi, questo è quello che possono dare questi ragazzi, che è veramente tanto, perché erano tre punti fondamentali, li abbiamo difesi con le unghie e con i denti contro una grandissima squadra. E abbiamo avuto alla fine anche l'opportunità, perché Federici si è trovato a tu per tu col portiere per chiudere la partita. Era importantissimo perché Federici torna da un infortunio grave e saremmo stati ancora più contenti se avesse fatto gol, però purtroppo è andata così. Benissimo per i tre punti perché sono a ossigeno puro proprio. Abbiamo commesso un errore dopo pochi minuti, loro sono passati in vantaggio, anche uno in meno, hanno fatto una partita come giusto, prettamente difensiva, ma noi abbiamo creato tantissime occasioni. Penso che il palo, occasioni sulla linea di porta, salvataggi, molto bravo il loro portiere. Cioè, su un campo così pesante, con una squadra giustamente chiusa a difendere il risultato, creare 5, 6, 7 occasioni pulite come quelle che potremo contare rivedendo la partita, c'è molto rammarico. Cioè, c'è il rammarico di non aver segnato, anche l'occasione del palo è stata un'occasione clamorosa a 20 minuti dalla fine. Stavamo molto bene fisicamente, penso molto messi molto bene in campo, i ragazzi per me hanno fatto un'ottima partita, c'è da rivedere i primi 7-8 minuti dove abbiamo preso un gol su una leggerezza incredibile, l'abbiamo pagata carissima.